Amici di ElectroNew, in questa guida vi mostreremo come predisporre i collegamenti elettrici per montare nel proprio box auto una wallbox, da associare ad un misuratore di energia esterno che possa gestirne dinamicamente i carichi. Per la nostra dimostrazione abbiamo optato per una wallbox TerraC di ABB da 7,4 kW, compatibile con tutti i veicoli elettrici attualmente sul mercato. La configurazione di base dei collegamenti mostrati in questo tutorial è valida per wallbox monofase di qualsiasi brand. Come sempre ricordiamo che è preferibile che l'installazione venga effettuata da un tecnico qualificato. Per tutte le informazioni utili potete consultare l'articolo dedicato che troverete in descrizione. Passiamo ora ai dispositivi e agli strumenti necessari. Oltre ovviamente alla wallbox, alla quale per comodità ora andremo a rimuovere il pannello di copertura, avremo bisogno di un meter intelligente, misuratore smart che permette di ottenere dati precisi sul consumo di energia per un'utenza sia in entrata che in uscita, un differenziale magnetotermico che in caso di sovraccorrente interrompe automaticamente il flusso di corrente elettrica in un circuito, cavi di neutro di colore azzurro, cavi di fase di colore marrone o grigio, cavo di messa a terra di colore giallo e verde, e infine del cavo dati RS485. Ciò che distingue questa tipologia di installazione è la presenza di questo dispositivo, il meter intelligente, che permette di modulare dinamicamente il consumo della wallbox in base ai carichi dei dispositivi utilizzati in casa e alla potenza del contatore. Noi chiaramente, per questioni logistiche, simuleremo la presenza del contatore e dei cavi provenienti dall'ambiente domestico. Ci teniamo a ricordare inoltre che è necessario procedere all'installazione in totale assenza di corrente elettrica. Nella fase iniziale, l'appartamento ed il contatore elettrico saranno collegati da un cavo di fase e da un cavo di neutro. Come prima cosa, stacchiamo dal contatore il cavo di fase proveniente dall'impianto domestico, che andrà messo da parte, e colleghiamo un altro cavo di fase dal contatore alla parte superiore del meter. Colleghiamo poi il meter al contatore con un cavo di neutro e contemporaneamente creiamo un ponticello per collegare il neutro dal meter al morsetto del differenziale magnetotermico contrassegnato con la lettera N. In questo modo. Il secondo step consiste invece nel collegare il meter al differenziale magnetotermico e il differenziale magnetotermico all'impianto domestico. Facciamo partire un cavo di fase dal morsetto posto alla base del meter e lo inseriamo nel morsetto contrassegnato dalla lettera L del differenziale magnetotermico. Dallo stesso morsetto riportiamo la fase all'appartamento, collegandola, in questo caso con un morsetto 4-box, al cavo di fase dell'impianto domestico precedentemente staccato dal contatore. Così facendo, l'alimentazione della wallbox passerà per il differenziale magnetotermico, che funzionerà da gateway di sicurezza, bloccando il flusso di corrente in caso di sovrattensioni. A questo punto dobbiamo collegare il differenziale magnetotermico alla wallbox. I cavi andranno fatti partire dalla base del differenziale per arrivare alla morsettiera verde della wallbox. Il neutro andrà inserito nell'ingresso N della morsettiera, mentre la fase andrà nell'ingresso contrassegnato dalla lettera A. Nell'ingresso contrassegnato dalla sigla PE, invece, andrà inserito il cavo giallo e verde per la messa a terra. Adesso bisogna occuparsi del trasferimento dei dati. Si collegano il meter e la wallbox tramite il cavo dati RS485. Per facilitare la comprensione di questo passaggio, particolarmente complesso, riportiamo uno schema esemplificativo dei collegamenti da fare. Il filo positivo, l'RS485A, contrassegnato dalla freccia di colore rosso, va inserito nel secondo pin del meter e nel primo morsetto della wallbox, indicato dalla dicitura 485A. Il filo negativo, l'RS485B, contrassegnato dalla freccia di colore azzurro, va inserito nel terzo pin del meter a partire da sinistra e nel secondo morsetto della wallbox.
Infine, il filo di messa a terra contrassegnato dalla freccia nera deve partire dal primo pin del meter ed arrivare nel terzo morsetto della wallbox. L'ultimo step è il collegamento della wallbox alla rete internet. Non essenziale per il funzionamento del dispositivo, ma fondamentale per collegare la wallbox all'app mobile, che consente di gestire la ricarica dell'auto elettrica in modo efficiente e da remoto. Per ora è tutto, vi diamo appuntamento sul canale YouTube di ElettroNew per guardare tutti i nostri approfondimenti su materiale elettrico e termoidraulico.